Lorenzo Lauri, sono sempre interessato di didattica, quindi di in particolare formazione professionale. Io ricordo per esempio i primissimi anni nei quali avevo un laboratorio a Via Ripetta, stiamo parlando degli anni 80. Ah, dimenticavo il settore, quello dell'oreficeria, oreficeria e argento in particolare. Tante volte mi capitava di uscire la sera tardi dal laboratorio. L'artigiano era costretto da una serie di situazioni a vivere questa solitudine per esaudire quando c'erano le committenze. In questo caso la scuola negli anni è diventata sempre più importante per me, perché mi ha consentito immodestamente intanto di fare dei progetti in collaborazione con le istituzioni, con il comune piuttosto che con la regione Lazio ed altro, che da una parte mi sono sembrati, anzi sicuramente, adesso senza falsa modestia, sicuramente innovativi, anche se hanno ripescato nel contenitore dell'artigianato, adesso vediamo in che modo, ma sono serviti anche come confronto, collaborazione, ma moltiplicazione della dimensione e della misura dei progetti. In questo modo credo di essere riuscito negli anni a guadagnare per i nostri allievi dei palcoscenici abbastanza interessanti, che sono quelli occupazionali. Il tema del mio intervento dovrebbe essere la committenza, ci arrivo gradualmente. È la prima domanda che ti fa un genitore quando porta un allievo, il proprio figlio, in un centro di formazione professionale e chiede all'insegnante, al direttore in questo caso, ma c'è richiesta? Allora, prima come insegnante negli anni 70-80, poi come coordinatore, poi come direttore, io ho cercato di creare dei progetti didattici che avessero poi una rispondenza col mercato. Allora, intanto per non riproporre la figura professionale dell'artigiano del 1400 o medievale, con tutto il rispetto, quindi quel tipo di competenza però sposato ad una tecnologia e una capacità di dialogo di altro genere. E poi quindi trovare all'interno della società quelli che potevano essere i settori nei quali riversare questa nuova professionalità. Quelli che per idem sentire, per tipo di cultura, per piacere personale, per una serie di combinazioni anche storiche, qualche volta addirittura fortuite, mi sono sembrate essere quello dei beni culturali e dell'artigianato artistico. Beni culturali inteso sostanzialmente una committenza che potesse arrivare dalle realtà museali. Parliamo di merchandising museale, parliamo di formazione di tecnici, e dall'altra il contenitore dell'arte sacra. Perché arte sacra? Allora, intanto perché credo di essere un buon cristiano, poi perché avevo scelto già da ragazzino questo tipo di tecnica, situazione, quella dell'oreficeria degli argenti. La cosiddetta committenza, allora, intanto la committenza è assolutamente fondamentale, è il principe, è il totem di tutta questa storia, perché qualunque artigiano, artista o professionista privato della committenza è praticamente un velleitario che si esercita in un modo più o meno gradevole, più o meno riuscito, in un ambito che non è sociale. Ciascuno di noi ha bisogno di una committenza specifica, quindi hai la possibilità di confrontarti con, chiamiamoli, gli addetti ai lavori di quel settore. È molto importante riuscire a, con loro, congegnare un iter professionale di lavoro operativo che ti consenta nel tempo di crescere. Noi abbiamo un patrimonio culturale, molti pensano che sia di settore, ma non è di settore, le suppellettili sacre. Per suppellettili sacre noi parliamo di opere, che ne so, dal Guardiagrele piuttosto che Cellini, cioè stiamo parlando di oggetti che hanno, dalla corona ferrea, no? Stiamo parlando di oggetti che hanno segnato la storia dell'uomo, perché poi la storia dell'uomo non è che viene segnata solo dalle grandi realizzazioni architettoniche, le grandi piazze, ma nel nostro piccolo noi ci affidiamo per il linguaggio e il sentimento a piccole cose che amiamo, come dire, conservare e donare. Allora, in questo è principe l'oreficeria e gli argenti, l'oreficeria romana, l'argenteria romana, le grandissime committenze che sono quelle del papato e della nobiltà, che oggi tutti ci vergogniamo di proferire, perché sembra che la committenza sia solo quella di tipo borghese, venuta dalla borghesia, di un certo tipo. Io devo dire, non mi sono mai vergognato, anche negli anni 70, quando era complicatissimo, perché venivo definito madonnaro in termine spregiativo.
grazie a Dio, forse qualche capello bianco, probabilmente una diversa visione, no? A partire dal giubileo, dal grande giubileo del 2000, ci ha fatto, uso il termine ci ha fatto non come plurale maiestatis, ma come rappresentante di una categoria di madonnari, di cosiddetti madonnari, cominciamo a essere chiamati maestri, che è una cosa che fa piacere. Un oggetto d'oreficeria, un oggetto di culto, provate a immaginare un reliquiario. Un reliquiario deve durare 600 anni, cioè una cosa assurda in una società come quella attuale, no? Dove tutto viene riciclato velocemente. Quindi l'operatore deve avere le capacità e le competenze nel realizzare esattamente quello che vuole, esattamente quello che è stato concertato con la committenza, esattamente nei tempi previsti, esattamente rispettando un preventivo, sentite quante complicazioni, un messaggio, un contenuto in un oggetto che abbia una funzione, cioè deve essere preso, facilmente pulito, trasportato, addirittura trasportato oggi con viaggi transoceanici, eccetera, e quindi deve essere ospitato poi in un luogo di culto del quale in qualche modo deve avere rispetto e esserne in qualche modo compenetrato, ma essere al tempo stesso originale. Quindi oggi che cosa manca, a mio modesto parere? Questo segmento formativo che traduca appunto le competenze, come in tutti i settori della vita, o nelle altre arti, negli altri mestieri, nelle altre professioni. Una volta finita la scuola media superiore, tu all'università chiudi il tuo ciclo formativo. Vi ringrazio per l'attenzione, se ci rincontriamo per le soluzioni però, se qualcuno potrà un giorno proporre delle soluzioni, armiamoci e partiamo per una...